Penso sempre più fortemente che venire quassù, cioè quassù nella natura, e starvi a contatto, quindi allontanarsi un po' da quell'ipercivilizzazione in cui uno magari è costretto a vivere, che abita lì, faccia molto bene per tanti, tantissimi motivi. Allora, innanzitutto è bella, è fresca, non muori dal caldo, eccetera. Ti puoi togliere la maglietta, quindi puoi stare tranquillamente e rilassarti così nella natura, senza preoccuparti di nessuno. Se vuoi, io dico, puoi andare anche nudo in realtà, perché nudi siamo nati e nudi moriamo. I vestiti sono solo un accessorio, tutte le creature sono nude, quindi e puoi anche fregare da quel punto di vista. Chiaramente se comunque vedi tu, sei tu quello che da questo. E contattare un po' tutta quella parte della memoria genetica che esiste nell'essere umano, no? Che in realtà ha vissuto qui per centinaia di migliaia di anni. Si è evoluta qui, è nata qui e ha vissuto qui. Esiste ancora, direi prevalentemente nelle aree meno evolute del cervello, ma esiste. Quindi una parte che prova piacere nello stare a contatto con gli elementi, no? Con i colori, con gli scricchiolii. Quindi togliersi un po' tutto quel chiasso mentale che esiste nelle città, eccetera. Quindi togliersi un po' di civiltà d'addosso fa bene, fa molto bene. Quindi farlo ogni tanto è consigliabile, specialmente se uno non vuole spendere soldi, non ha soldi da spendere, oppure anche se li ha, vuole stare in un posto di altissima qualità, chiaramente dovrebbe venire qua, cioè, non proprio qua, qua ci sto io, quindi non venite qua a rompere i coglioni, però trovatevi un posto, ok, dove non rompano a voi i coglioni, possibilmente, specialmente vicino all'acqua, c'è cioè, loro l'acqua, cioè. Non volevo neanche metterlo sto video, ma comunque va bene dire qualcosa a riguardo. Potreste anche scoprire che vi fa molto molto bene, quindi vi toglie un po' di impacciature, un po' di cose che magari a tutti questi cavilli della civiltà, della società, dopo un po' cominciano magari a essere fastidiosi o noiosi. Questo è un luogo semplice dove si provano sensazioni e emozioni particolari. È un luogo molto calmo, quindi regala tantissima calma, e dove potete in realtà anche fare un po' di palestra se vi va di muovervi, se vi va di osservare una farfalla morta, la bellezza, non so se è morta, e non vivono tanto le farfalline, poverine. Ma no, è viva, ma è ribaltata, credo, non lo so, ma l'ho girata. Ah, è viva, ok, la farei vedere, ma vabbè, molto bella. Tutto qua. Oddio, cioè camminare su marciapiede ok può essere noioso, quindi per chi comincia a odiare le biciclette, i marciapiedi, consiglio un tour spontaneo di libera espressione della propria animalità. Quindi senza per forza andare in discoteca a bere, imbriacarsi, perché chiaramente essere degli animali è un'inibizione per molti, forse per tutti, anche per me in parte magari, no? Quindi che cosa fai? Ti togli un po' questa stupidità mentale, perché in parte lo siamo. Vieni qui, ti rilassi, ok?
Poi puoi anche meditare, in realtà è un luogo, ripeto, pacifico e è gradevole perché non è una palestra dove ti sfinisci. Qui in realtà quasi quando esci ti ricarichi, anche se ti sei mosso, anche se, perché è un luogo calmo, quindi non è per forza di essere sempre aggressivi. Poi è anche un po' rotto il cazzo tutta questa aggressività, no? Quindi la forza dei muscoli sempre, eccetera. E anche il piacere di muoversi, ok? Per esempio qua c'è quest'albero, io mi ci arrampico, col cellulare anche un po' più, vabbè. E mi porto qua su. È piacevole. Porca puttana. Occhio con... Perché comunque ti sfida, eh? È tutto qua. Consiglio di non solo venire qua come spettatori, ma anche come arrampicatori. Quindi... di farsi un po' di strada anche a piedi scalzi, nudi, non mi interessa, di stare proprio a contatto col corpo, di godersi il corpo gode molto se uno lo usa senza per forza sfinirlo, andare in palestra dove c'è musica, chiasso. Anche questa è un'ottima palestra dove sicuramente sudi, ma stai anche a contatto con la pace, col silenzio, stai a contatto più con te stesso. Non c'è nessuno che ti guarda largamente, perché di solito sono posti, io dico per sfortuna, ma forse è anche meglio così, poco frequentati. Quindi si sta tranquilli, in pace. E ci si gode proprio se stesso, il proprio corpo ci si gode. Ci si gode una foglia secca che scrocchia, qualche animaletto, qualche incontro. E c'è anche... uno se deve cercare anche un buon livello di sfida, perché se ti vuoi arrampicare quassù vuol dire che insomma un po' di abilità devi avercela. Ok, è tutto qua. Poi vorrei fare anche un discorso, come faccio sovente, tecnico, dove la natura, siccome ha una frequenza molto alcalina, se sei a contatto specialmente col corpo nudo, quindi io non sono completamente nudo, però sono praticamente nudo perché sono con questi qua, e ti fa assumere delle tonalità simili alla forma con cui stai a contatto, cioè tu sei una padella fredda a contatto con una padella calda, quindi a un certo punto la padella fredda si scalda per via di una legge che penso che si chiami di induzione. Ecco, qui puoi assorbire questa forma molto pura di energia, che è molto diversa, non faccio nomi e cognomi, dalle forme di energia che ci sono altrove, ok? Quindi ti fa diventare necessariamente, purtroppo, una persona molto esigente, molto raffinata da un punto di vista della sensibilità. Quindi c'è chi parla e sparla molto di vibrazioni e frequenze, cose anche direi notoriamente ormai piuttosto vere, ma nessuno dice mai che probabilmente la natura è una delle forme più a migliore energia, ok? La emette la terra, la emettono le piante, la emettono gli alberi, i fiori, gli animali, eccetera. Corsi d'acqua. Cioè l'acqua che bevi qui è diversa dall'acqua del rubinetto ed è molto diversa dall'acqua in bottiglia. Comunque, senza andare troppo nel, se no impazzite, ok?
è una cosa che fa molto bene. Fatela però soprattutto per piacere. Cioè, godete, godete quassù, anche sessualmente, per qualcuno che può. Che sono luoghi molto puri, ripeto. Ok? Quindi... fanno bene a molte cose, come ho detto. Poi la natura è diversa, no? Cioè, adesso non capire, la palestra non è noiosa, che fai sempre la stessa cosa. Qui invece ogni giorno puoi fare una cosa diversa, cioè puoi arrampicarti in modo diverso, puoi migliorare, puoi salire in certi posti, in certi e diventi sempre più bravo e sempre più resistente. Quindi ha i vantaggi della palestra, ma ha i vantaggi anche della pace, della calma, della solitudine. Quindi del non essere, cioè non c'è nessuno che ti dice, no, come, cosa fare, ti guarda, cose simili. Ha i vantaggi dell'essere un ambiente ad altissima vibrazione e di essere un luogo pacifico. Quindi godetevi la vostra parte animalesca.